Ciao ragazzi, sono Alessandro, trainer in CrossFit Three Fingers a Lozza. Il WOD che vi presentiamo oggi è un WOD molto interessante che comprende thruster e muscle up agli anelli. Abbiamo 15 ripetizioni, un classico 15-12-9 di entrambi i movimenti. Il thruster è un thruster pesante con 60 kg. C'è la possibilità di scalarlo per chi non ha il ring muscle up e per chi non se la sente di affrontare un thruster con questo peso, possiamo scendere di peso e affrontarlo con un Fran. Fran lo conosciamo tutti, diventa 21-15-9 di thruster e pull up. Abbiamo quindi un dominio di tempo abbastanza breve, dovremo stare almeno sotto i 10 minuti per chi lavorerà sui ring muscle up e col thruster pesante, poi possiamo scendere di qualche minuto per chi invece deciderà di affrontarlo come Fran. Abbiamo un warm up quindi molto, molto specifico e anche abbastanza lungo perché dobbiamo arrivare molto caldi a quello che dobbiamo fare. Dobbiamo riscaldare per bene le spalle, riscaldare le gambe e dobbiamo prepararci a esercizi complessi. Per cui prevediamo 3 round di strict chest to ring, 5 strict chest to ring, 10 push press col bilanciere scarico e 15 air squat. Questo lo ripetiamo 3 volte. Successivamente prenderemo il bilanciere e inizieremo a fare un barbell warm up tipico con bilanciere sulle spalle, quindi faremo 5 good morning, 5 back squat, 5 elbow rotation, 5 push press dietro la schiena, dietro la testa, e 5 deadlift con le gambe tese e 5 front squat. Successivamente lavoreremo sulla tecnica del thruster per capire bene come posizionare i piedi e quando respirare in questo esercizio, perché è fondamentale sapere respirare, perché se respiro in una maniera sbagliata sono morto subito. Poi ci distribuiremo agli anelli e lavoreremo con la posizione di Hollow e Superman e vedremo di implementare la force grip in modo tale da capire che è essenziale rimanere appesi nella posizione migliore per poter impugnare gli anelli. A seconda delle caratteristiche di ognuno poi vedremo di capire quale sarà eventualmente la scalata migliore o il modo di scalarlo nella maniera più proficua e di capire qual è il movimento più difficile da affrontare in un muscle up, che è la transizione. Quindi utilizzeremo degli elastici e degli anelli appesi agli elastici e vedremo di valutare la transizione, il movimento e il timing, che è importantissimo, quando inserirsi all'interno degli anelli. Detto questo, partiamo, ci riscaldiamo e poi vediamo successivamente come procede la classe. Quindi un piccolo refresh, quando dobbiamo partire affronteremo un 15-12-9 di thruster e ring muscle up. Per chi lo fa in maniera RX, invece per chi deciderà di farlo scalato, faremo il tipico Fran, quindi 21-15-9 di thruster e pull up, con il peso intorno ai 40 kg, in teoria RX è 42,5 kg. Vediamo a seconda delle capacità e di quello che siete capaci di fare.